Oggi ci è venuto a trovare Andrea da Bologna dei Divanofobia. Grazie per essere con noi, Andrea. Allora, Andrea, Divanofobia, qualcuno di voi sicuramente ha un negozio di mobili, giusto per Sì, questo nome? cosa hai scoperto L'ho subito scoperto così? subito perché era così palese Era la cosa. Come palese, palese. mai questo No, beh, Divanofobia è un po' un gioco di parole, un nome? divertimento. C'è chi lo considera una malattia, diciamo che non è una malattia, insomma, così lo si può considerare un po' quello che si vuole. Comunque, se vogliamo pensare che sia una malattia, è una malattia appunto positiva in questo momento, nel senso che è una malattia che ti fa aver paura di stare fermo, ti fa aver paura di essere troppo passivo e ti spinge invece a essere attivo e metterti in gioco. Okay. Voi non siete un gruppo passivo, giusto? No. Anzi, nell'ultimo anno state un po' quagliando le cose, o no? Sì, abbiamo avuto appunto questa vittoria in un concorso a Carpi che ci ha permesso di suonare di spalla Frankie Energy, anche se ha un genere un po' diverso, però insomma, comunque l'abbiamo conosciuto, è stata una bella esperienza. E poi abbiamo vinto proprio ieri un altro concorso, invece il Forlì Music First, che invece aveva insomma, una giuria di spessore e insomma, ci ha permesso appunto di entrare un po' in questo circolo diciamo, di locali, sia della regione che internazionali, che insomma ci vedrà protagonisti. Si può dire la programmazione della prossima stagione. Allora, voi cantate in italiano, in percentuale qual è l'importanza di un testo in una vostra canzone? Guarda, direi 50-50 nel senso che nascono insieme, quindi è anche difficile dare una percentuale, più che una valutazione quantitativa, andremo a fare insomma, una valutazione qualitativa, cioè Certo. nascono insieme. Chi è che scrive i pezzi? I pezzi li scriviamo insieme, Ah, ok. diciamo che soprattutto i due chitarristi con le loro influenze un po' metal americane, quindi un po' di tempi dispari così, danno un po' il primo tappeto sonoro. Poi io ci metto il basso e nasce qualcos'altro, io ovviamente ho i testi pronti. Certo, a proposito di testi, di cosa ami parlare nelle vostre canzoni? Le nostre canzoni, di quello che ci sentiamo, cioè che programmare troppo quello che uno vuole esprimere rischi di diventare finto, quindi dipende dal momento. Fammi un esempio. Insomma. Un esempio, rischio di diventare noioso, però insomma, diciamo che non so, abbiamo da un pezzo che parla delle cose semplici come può essere il caffè, che è sorprendente, che è una di quelle piccole gioie quotidiane che però la gioia anche di vivere la tua giornata a temi un po' più diciamo impegnati, mi piace chiamare così, però come può essere appunto insomma, quasi un po' lo spavento che a volte tutti noi abbiamo per l'infinito, mi viene da dire, sto pensando in particolare a una canzone che sembra per noi uomini sembra qualcosa di inafferrabile. E influenze invece musicali, qualche nome. Sul mio Sì. background musicale sicuramente After Hours, Marlene Kunz, ma anche Battiato nella mia infanzia, Beatles, De André, una cosa un po' strana. Background degli altri musicisti, Radiohead soprattutto, ma poi anche a me piacciono molto, però anche Maps and Atlases, Farrakhet, Marta sui tubi, insomma. Cosa un po' diversa. E questi sono i nomi che mi vengono così, di primo acchito. Ultima domanda, cosa vi aspetta nel futuro immediato? Fare queste date, che diciamo questo piccolo tour autunnale, e registrare un nuovo EP con altri due brani che vedranno un cambiamento di sound, una maturazione su questo lato. Grazie ad Andrea, lui è il cantante e bassista di Ivan.